Fare i conti con l'ambiente 2014, accanto alla parte più scientifica, tecnica, in Ravenna abbiamo un ricco programma di eventi culturali e nell'ambito di Emergenze Creative, curato da Silvia Cirelli, abbiamo questa performance, questa opera, e abbiamo anche l'artista, abbiamo anche chi l'ha ideata, concepita, che è Chiara Pergola. Ecco, ciao, raccontaci, buongiorno. Cosa sta succedendo. Allora, che quello che si vede, diciamo, la scena è un happening che è interpretato da due studenti, sono Maria Giulia Cicognani e Riccardo Arnaldi, e loro semplicemente indicano delle cose come nei rebus, no? Cioè, invece di esserci il rebus statico, c'è un'immagine dinamica, però loro indicano degli oggetti nella città o delle cose che corrispondono a dei nomi. E attraverso la soluzione del rebus, che è formata da due parole, una parola di 5 lettere che corrisponde al ragazzo che ha la maglia nera, Riccardo, e una di 4 lettere che invece corrisponde alla maglia rossa di Maria Giulia, risulta una parola di 9 lettere che è diciamo la soluzione al titolo che ho voluto dare a questo intervento. Il titolo è Quel che farete, e gioca un po' sull'ambiguità, diciamo, di questa frase, che detta tutta insieme significa sia quello che farete, quello che si farà, sia quello che farete nel senso della rete di solidarietà. E la soluzione del rebus ovviamente ha a che fare con questo e con l'ambiente, con la sostenibilità. Ecco, questa esperienza è un'esperienza unica che fai, o hai fatto altre cose simili seguendo percorsi di questo tipo? Ma io lavoro molto con il linguaggio, diciamo che la parola ha un posto importante nella mia ricerca visiva, quindi forse potrei dire che la mia ricerca ha a che fare con la poesia visiva, anche se ovviamente i tempi sono molto mutati dagli anni 70, in cui queste ricerche hanno, come dire, avuto il momento di maggiore evidenza. E non ho, come dire, fatto happening, o sì, mi può essere capitato di fare altre azioni, però diciamo che il filo conduttore è più sul tema visivo e sul rapporto tra l'immagine e quella che è la verbalizzazione. Quindi questa forse è la cosa per me più importante. Poi questo può anche accadere all'interno di un'immagine più statica, o per me è molto importante il contesto anche in cui opero, quindi in questo caso diciamo che la sollecitazione era proprio quella di proporre una cosa nella città e riuscire a far emergere un'immagine diversa all'interno di una città, per me è comunque una cosa interessante. Grazie a Chiara Pergola, Emergenze Creative, fare i conti con l'ambiente.